Amici Sportivi, un cordiale saluto dal Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi si giocherà la sfida valida per la seconda giornata del campionato di eccellenza, girone A tra Mazara e Fulgatore. Andiamo subito a dare lettura delle formazioni ufficiali che stanno per scendere in campo. Fulgatore che scende in campo con Mistretta, Barbara, Cirrone, Campanella, Amato, Di Discordia, Genna, D'Amico, Candela, Todaro e Inglese. In panchina a disposizione di mister Michele Marino, ecco Giliberti, Mannina, Russo, Di Maggio, Adamo, Maltese, Daguanno, Stabile e Borruso. Il Mazara di mister Abbenante risponde con Cassano, Benivegna, Priola, Bari, Baiata, Pirrello, Aggio, Panseri, Lentini, Ricciulli e Gomez Nobre. A disposizione in panchina Giacalone, Veltri, Barbieri, Catinella, Calderone, Marchese, Vellutato, Novara ed El Amraoui. Allenatore il signor Riccardo Abbenante. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Matranga della sezione di Palermo, coadiuvato da Gianmarco Valenti di Palermo e Mario Saia, anche egli della sezione di Palermo. Terna arbitrale dunque tutta palermitana per questo match. Due squadre che arrivano entrambe dalle sconfitte rimediate nella prima giornata. Il Mazara ha perso nell'anticipo della prima giornata, giocato sabato scorso al Matranga di Castellammare. 2-1 il risultato finale in favore proprio della formazione biancazzurra, che è costata la sconfitta all'esordio stagionale per la formazione di mister Abbenante. Sono ora sconfitte interne invece per il Fulgatore, che sul proprio campo è caduto sotto i colpi della super giovane Castelbuono per 5-0. Prende il via intanto adesso il match con il primo pallone toccato dal Mazara di mister Abbenante, subito chiuso dal colpo di testa del numero 7 Genna. Riconquista comunque palla il Mazara, che adesso la fa girare sulla linea difensiva con Pirrello che serve Priola in avanti a cercare King, che sarebbe il soprannome di Gomez Nobre, ma da tutti ormai chiamato King. Poi Baiata sulla destra per Panseri, che però sbaglia il disimpegno con il Fulgatore che recupera palla ma la perde subito. La riconquista il Mazara, che con Baiata torna sulla sinistra per Priola. Porta palla il numero 3, che poi è costretto a fermarsi e a tornare indietro da Pirrello. Ancora Baiata, fa girare il pallone il Mazara. Ancora Pirrello sulla sinistra per Priola, che ha spazio per avanzare, preferisce invece andare lungo a cercare i centimetri di Lentini, che però finisce a terra con una leggera spinta dell'avversario giudicata regolare, ma riconquista subito palla il Mazara con Priola che salta secco un avversario, poi spinge in avanti a cercare Lentini, chiuso dal numero 6 di Discordia, che manda il pallone sul fiume Mazara. Sarà dunque rimessa laterale in favore del Mazara, che in questo primo minuto e mezzo sta cercando subito di imporre il proprio gioco, proprio per cercare il riscatto, come detto ieri in conferenza da mister Abbenante dopo la sconfitta della prima giornata. Adesso il Fulgatore che mette palla nuovamente in fallo laterale, dunque si riprenderà con una rimessa con le mani in favore del Mazara. Pirrello per Baiata, mentre si alza il coro della curva. Oggi un buon numero di tifosi presenti in curva rispetto alle ultime apparizioni, dove la curva era rimasta pressoché deserta. Intanto il Mazara continua il fraseggio sulla sinistra, la palla forse ha varcato la linea, non secondo la terna arbitrale, dunque prima la può guadagnare metri, mette in mezzo ma il Fulgatore riesce a respingere il pallone, poi la palla viene deviata dal direttore di gara che ferma il gioco e restituirà palla al Fulgatore che ne era in possesso. Cirrone. Ancora Cirrone, il capitano del Fulgatore, che guadagna una rimessa laterale qui sotto la nostra postazione. Rimessa laterale battuta lunga a cercare la velocità del numero 11 Inglese, che scappa sulla sinistra. C'è Pirrello a chiudere la sua iniziativa, poi fa girare palla il Fulgatore che prova a mettere in mezzo ma riconquista palla Priola, che dialoga con Gomez Nobre, poi perde palla lo stesso Priola con il Fulgatore che la riconquista. E adesso il traversone del numero 2 Barbara, Inglese, che per poco non colpisce col mancino, cicca però il pallone il numero 11 del Fulgatore, si riprenderà dunque con una rimessa dal fondo in favore della formazione gialloblu. Andrà Cassano, Giuseppe Cassano, a battere la rimessa dal fondo, che batte corta all'indirizzo di Capitan Baiata.
poi Pirrello, portapalla il numero 6 del Mazara, preferisce poi allargare per Priola. Sta giocando abbastanza largo il Mazara, decisamente più stretto lo schieramento del Fulgatore, che adesso sta difendendo addirittura con 5 uomini. Palla in avanti a cercare Lentini, che l'aggancia, la mette giù elegantemente. Ancora Lentini a controllare il pallone prestato da un avversario, poi Lentini torna indietro da Benivegna, che guadagna qualche metro e prova a lanciare agio. Panzeri riconquista il pallone solo per un attimo, ma il Fulgatore non riesce a mantenere il possesso della palla. Poi Madiu Bari perde un pallone velenoso all'altezza della linea di metà campo, riconquista il pallone Baiata, che dialoga con Pirrello, e dunque si salva in questa occasione la linea difensiva del Mazara. Poi Benivegna ancora all'indietro per Baiata. Cambia gioco il numero 5 all'indirizzo di Priola, guadagna metri l'ex Nissa, poi torna indietro ancora da Pirrello. Baiata, palla sulla destra per Benivegna, che non riesce però a controllare la sfera, che finisce direttamente in fallo laterale. Adesso è il Fulgatore che si spinge in avanti con Campanella, che addirittura arriva a entrare in area di rigore. Non c'è nulla, dice il direttore di gara, con il numero 4 che era finito a terra al limite dell'area di rigore, forse su una leggera spinta di Baiata, ha lasciato continuare la terna arbitrale. Non lascia continuare invece in questa occasione sulla spinta subita da Antonio Lentini, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Mazara. Antonio Lentini, che fin qui ha realizzato tutti i gol segnati dal Mazara tra Coppa e Campionato, sono stati 3 contro l'Unione Sportiva Mazara 46 nell'andata del primo turno di Coppa Italia, uno soltanto nella trasferta, appunto nella sconfitta di Castellammare, con Lentini che a una decina di minuti dal termine aveva accorciato le distanze sul rigore. 4 gol realizzati dunque dal Mazara in questi impegni ufficiali, 4 gol che portano tutti la firma di Antonio Lentini. Intanto Ricciulli controlla bene un pallone a metà campo, torna indietro da Pirrello, poi Baiata. Ancora dialogano i due centrali difensivi del Mazara, con Baiata che riceve nuovamente da Pirrello e poi allarga sulla destra per Benivegna. In avanti per Aggio. Aggio prova a liberarsi di un avversario, non riesce però a tenere il pallone in campo il numero 7 del Mazara, dunque deve concedere una rimessa laterale già battuta dal Fulgatore, che adesso si riaffaccia in avanti con Inglese, che però viene pescato in posizione di fuorigioco dal secondo assistente del direttore di gara, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Mazara. Calcio di punizione affidato ai piedi di Baiata, che adesso si sistema il pallone e riparte da Benivegna. Bari in posizione di play, il numero 4 del Mazara, che però non riesce a servire un compagno. Riconquista palla il Fulgatore quest'oggi in maglia rossa, ma il possesso dura appena una frazione di secondo, perché il Mazara è già pronto a ripartire con questo lungo lancio in avanti in direzione di Aggio, lancio in avanti che finisce direttamente oltre la linea laterale sotto la nostra tribuna, dunque sarà rimessa con le mani per il Fulgatore. Sono passati da poco 7 minuti di gioco e con me qui Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazara. Francesco, cosa ti pare di questi primi minuti di gioco? Beh Luca, come hai detto tu prima, vedo un Fulgatore che insomma, si è schierato in campo creando grossa intensità, soprattutto vedi la linea 5 addirittura in difesa, e il Mazara invece cerca di allargare il campo appunto per sfruttare gli spazi, solo che il Fulgatore in questo momento è molto stretto ed è difficile per il Mazara inserirsi fra le maglie e trovare il varco giusto. E ovviamente con il proseguire del match bisogna vedere se il Fulgatore saprà condurre ancora questa sua strategia di gioco, perché insomma il Mazara alzerà certamente il baricentro e il Fulgatore, insomma, non è facile tenere questa intensità e chiudersi in un fazzoletto di terreno, di campo, senza perdere qualche spazio. Quindi vedremo comunque in questo momento, insomma, gara interlocutoria, le squadre si studiano. Però ecco, tutto può succedere, anche perché il Mazara ha dimostrato, soprattutto con
i suoi avanti e in particolare con Lentini di poter colpire quando meno te l'aspetti. Assolutamente, ringraziamo Francesco Mezzapelle per il suo intervento, vedremo anche quanto durerà l'atteggiamento particolarmente stretto del Fulgatore, che finora sta chiudendo chiaramente bene tutti i varchi, ma poi subentrando la stanchezza, ricordiamo che si gioca sotto 30 gradi, dunque non è proprio la temperatura ideale per vedere alti ritmi in una partita di calcio. Vedremo comunque con il passare dei minuti poi quale sarà il copione tattico di entrambe le squadre. Squadre che si affronteranno anche fra 3 giorni, ci siamo scordati poco fa ad accennarvelo, perché l'accoppiamento di Coppa le ha messe di fronte per la gara di andata degli ottavi di finale, che si giocherà qui fra 3 giorni allo stadio Nino Vaccara Mazzara Fulgatore. Poi il ritorno sarà invece il 4 ottobre sul campo del Fulgatore. Intanto il Mazzara porta palla con Baiata, che allarga per Benivegna, il passaggio in avanti a cercare Panzeri, non riesce a controllare Genna del Fulgatore, Panzeri recupera dunque palla per il Mazzara, poi Benivegna ancora per Baiata. Pirrello prova ad alzare adesso i ritmi il Mazzara, alzando già il baricentro come ricordava poco fa Francesco Mezzapelle. C'è ora Nobre Gomez che porta il pallone, guadagna metri il numero 11 del Mazzara, che poi la cede a Bari. Benivegna, traversone dalla destra di Benivegna, libera la difesa del Fulgatore in qualche modo col pallone che resta in campo solo per un istante, poi finisce oltre la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani, affidata al Mazzara e affidata nella fattispecie al numero 2 Pietro Benivegna. Baiata, Pirrello sulla sinistra per Priola, ancora Pirrello, Baiata, adesso prova a costruire direttamente dalla linea difensiva il Mazzara con questo lancio lungo di Baiata all'indirizzo di Gomez Nobre, che però viene anticipato dall'uscita di Guido Mistretta, che è senza dubbio il giocatore più anziano in campo, classe 80 Guido Mistretta, 43 anni suonati. Tra l'altro devo dire personalmente mi ha fatto una grande impressione già nell'allenamento congiunto che le due squadre hanno disputato ad agosto, insomma ne ha prese veramente tante. Intanto il Mazzara attacca con Lentini che prova a mettere in mezzo, libera però la difesa del Fulgatore rifugiandosi in fallo laterale. Dicevamo Fulgatore che è una squadra abbastanza giovane, se si esclude appunto tra i pali l'esperto Guido Mistretta, 43enne. Dunque mister Michele Marino ha preferito affidarsi a un portiere, un estremo difensore di sicuro affidamento. Ragionamento inverso invece quello del Mazzara, che finora può contare su 2 portieri under, un 2003 in campo, un 2004 in panchina. Tanto libera ancora la difesa del Fulgatore con Baiata che controlla nei pressi della linea di metà campo, allarga poi per Aggio che dialoga bene con Panzeri. Adesso Aggio mette il pallone in avanti, una via di mezzo tra Lentini e Gomez Nobre che non si intendono e ne approfitta proprio Mistretta che agguanta la sfera. Adesso Gabriele Amato. Amato che l'anno scorso è stato proprio qui a Mazzara, poco utilizzato lo scorso anno da mister Marino, quest'anno invece titolare a Fulgatore. Tanto rinvia lungo Mistretta, poi aggancia bene Genna che scappa via a Benivegna. Adesso Genna prova a guadagnare campo sulla sinistra, il numero 7 del Fulgatore che entra in area di rigore, lascia partire il destro, pallone deviato, smorzato dalla difesa del Mazzara e bloccato poi con i guantoni da Giuseppe Cassano. Prova a rispondere il Mazzara con Ricciulli che allarga sulla sinistra per Gomez Nobre. Adesso si accentra il numero 11 che torna ancora da Ricciulli. Panzeri, ancora Ricciulli che allarga sulla destra per Benivegna. Prova a salire con quasi tutta la squadra il Mazzara in questo frangente. Benivegna studia il traversone, lascia partire il destro che però si spegne direttamente sul fondo. Dunque nulla di fatto in questa occasione, siamo al 13° minuto qui al Nino Vaccara, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, squadre che si stanno studiando come dicevamo poc'anzi, ma piano piano ritmi che si stanno alzando e Fulgatore che in ripartenza in un paio di occasioni si è reso pericoloso. Fallo laterale per la squadra trapanese in maglia rossa, affidato a Barbara.
Barbara per Todaro, che poi prova a mettere in avanti. La palla viene però controllata dalla retroguardia del Mazzara, che può ripartire. Baiata per Benivegna. Numero 2 torna ancora da Baiata, che poi lascia scorrere per Pirrello. Sulla sinistra per Priola, che può avanzare e guadagnare metri. Ancora Priola, la sovrapposizione su Gomez Nobre. Perde palla però il Mazzara con il numero 9 del Fulgatore, che la controlla. Si tratta di Candela, ma viene beffato dalla copertura di Bari. La palla finisce comunque in fallo laterale. Dunque Fulgatore, che in questo caso guadagna qualche metro e può beneficiare di una rimessa con le mani. Barbara riparte dai piedi di Gabriele Amato. Controlla palla il 5 del Fulgatore, che poi cambia gioco andando da Cirrone. Avanza Cirrone, palla in avanti a cercare e a trovare D'Amico, che però non riesce a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Dunque la rimessa laterale questa volta sarà in favore del Mazzara. Benivegna. Ancora Benivegna per Baiata. Palla sulla sinistra per Priola, che aggancia bene, mette giù il pallone. Priola prova il lancio in avanti per Gomez Nobre, lancio però impreciso all'indirizzo del numero 11, palla direttamente in fallo laterale. Amato torna dal proprio estremo difensore Mistretta, che gioca nelle vicinanze per Di Discordia. Porta palla il 6 del Fulgatore, che poi la perde velenosamente. Arriva però un compagno in suo soccorso ad allontanare la sfera, che finisce direttamente sul fondo. Lancio troppo lungo per tutti. Dunque si riprenderà con una rimessa con i piedi in favore del Mazzara, affidata al portiere Giuseppe Cassano. Benivegna. Benivegna per Pirrello, poi sulla sinistra Priola, salta due avversari il numero 3 del Mazzara, che poi è costretto a tornare indietro da Pirrello. Baiata. Allarga il gioco il Mazzara con Benivegna, che vede e trova Panzeri, che salta un avversario favorito anche da un rimpallo, poi allarga sulla sinistra ancora per Priola. Adesso prova ad attaccare quasi a pieno organico il Mazzara, creando superiorità numerica con le sovrapposizioni. Gomez Nobre entra in area di rigore, la lascia lì per Panzeri, che poi si gira quasi con una ruleta al limite dell'area. Priola poi non riesce a intervenire, dunque può ripartire il Fulgatore in questa occasione con Amato. Poi Di Discordia viene messo giù da Antonio Lentini, intervento giudicato falloso dal direttore di gara. Dunque sarà calcio di punizione in favore della squadra in maglia rossa, in completo rosso, calzettoni bianchi, maglia strisce giallo-blu invece per il Mazzara, con pantaloncini blu e calzettoni gialli. Amato in avanti a cercare Genna, l'intervento di testa di Benivegna ad anticipare l'avversario, poi Panzeri per Aggio, che mette giù il rimpallo con Cirrone. L'ultimo tocco è del giocatore in maglia canarina, dunque sarà fallo laterale in favore del Fulgatore. Aggio recupera palla per il Mazzara, prova a servire Ricciulli, ma c'è il buon intervento di D'Amico per il Fulgatore. D'Amico che poi allarga sulla destra per la discesa di Barbara, che controlla il pallone e lo consegna di nuovo sui piedi di D'Amico, ma recupera palla il Mazzara con Ricciulli, che adesso può partire in velocità. Campo davanti a sé, si allunga il pallone però il 10 del Mazzara, l'intervento decisivo della retroguardia del Fulgatore, che si rifugia direttamente in fallo laterale senza rischiare nulla. Priola per Gomez Nobre. La palla indietro, non si capiscono i due, che regalano letteralmente una rimessa laterale al Fulgatore. Fulgatore che può così avanzare e alzare il baricentro a sua volta. Barbara per Amato, ancora Barbara, D'Amico, Barbara,
traversone dalla destra del numero 2, arriva l'altro numero 2 che di testa allontana Benivegna per Ricciulli, poi allarga il gioco il numero 10 del Mazara per Aggio, che non riesce però a controllare il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Già ripreso il gioco con Cirrone che per due volte viene fermato da Aggio, la terza volta riesce invece a servire un compagno fermato però a sua volta da Bari, poi Panzeri non riesce a superare lo stesso Cirrone, un po' di confusione in campo con le squadre che fanno fatica a costruire. Adesso è Ricciulli che allarga sulla sinistra per Gomez Nobrel, pallone in avanti a cercare l'inserimento di Lentini, troppo lungo il pallone per il numero 9, arriva in presa sicura Mistretta che evita guai al fulgatore. Fulgatore che è già ripartito con la manovra gestita da Campanella, il lancio in avanti a cercare Candela, duello con Baiata, vinto proprio dal capitano del Mazara, Emanuel Baiata, che poi si affretta nella battuta della rimessa laterale, arriva l'intervento dell'arbitro però che invita il Mazara a ribattere la rimessa da una posizione più arretrata. Benivegna, Bari, ancora Benivegna, il pallone centrale per Pirrello, esce da una situazione d'impasse il Mazara. Priola per Gomez Nobre che controlla il pallone, viene messo giù da Barbara che poi allontana la sfera, calcio di punizione in favore della squadra di mister Abbenante. Già ripreso il gioco il Mazara con Baiata che controlla il pallone nella propria metà campo e serve poi Benivegna sulla destra. Palla per Aggio che con un tacco ritorna ancora da Benivegna che salta un avversario, avanza il numero 2 del Mazara che la mette in area di rigore per Aggio che la tiene in campo soltanto per un istante, la palla poi oltrepassa la linea di fondo e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il fulgatore. Mazara che era riuscito a entrare in area, non è però riuscito il numero 7 Andrea Aggio a metterla in mezzo, era stata buona l'imbucata da parte di Benivegna ma l'azione si è persa in un nulla di fatto. Adesso Fulgatore che riparte con Amato, Mistretta di discordia, avanza il numero 6 del Fulgatore, adesso è Lentini a pressarlo, di discordia va da Amato con un passaggio orizzontale rischioso, lo stesso Amato però serve sulla destra Barbara, torna indietro da Mistretta. Ancora il pallone per Di Discordia sulla pressione di Lentini. Di Discordia a campo davanti a sé, preferisce invece provare il lancio lungo, il colpo di testa di Candela a cercare, a trovare Inglese. L'intervento però regolare di Pirrello che si aiuta con il corpo senza commettere fallo a recuperare palla per il Mazara. Ritmi non particolarmente sostenuti quando siamo al 22esimo, nel corso del 22esimo minuto. Francesco, cosa pensi di questa prima metà del primo tempo? Beh, dopo l'analisi che avevamo fatto intorno al settimo minuto, ottavo minuto, poi era cambiato poi qualcosa perché il Mazara aveva effettivamente alzato il baricentro e qualche pericolo certamente è arrivato, più che altro per la pressione dei gialloblu. Ha messo un po' in difficoltà la retroguardia rossa, quindi del fulgatore. Ora negli ultimi minuti però vediamo che c'è qualche errore in più, non lo so, forse sarà il caldo, sarà ancora le scorie della preparazione, forse la squadra di mister Abbenante ha bisogno di sbloccarsi, trovare un guizzo, perché gli errori ne abbiamo visti, vedi anche la ripartenza di Gomez Noble che poteva essere sfruttata bene anche perché si erano ben allargati sia insomma, Ricciulli che lo stesso Lentini. Quindi bisogna ovviamente fare delle buone giocate e non perdere insomma, quello che è il contatto con il gioco, quindi distrazioni. Anche perché il Fulgatore è una squadra diciamo discreta, non è che non è una squadra, a parte il portiere, a parte di discordia, poi adesso sono dei ragazzi giovani, quindi bisogna anche agire di astuzia. Io credo che il Mazara abbia questa possibilità, però ecco, devono stare soprattutto, vedo Panzeri, vedo lo stesso Benivegna, anche lo stesso Gomez Nobre, devono stare molto attenti e più concentrati e capire il momento giusto anche per servire Lentini, che lo vedo anche molto
reattivo, ovviamente fa fatica a muoversi in una linea a 5 da parte dei difensori, quindi bisogna sì alzare baricentro ma non sbagliare neanche le giocate e sfruttare quelle possibilità di contropiede appunto che il fulgatore ti può concedere. Ringrazio ancora l'intervento di Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazzara, per la sua analisi, mentre il Mazzara prova a tornare in avanti con Amato che regala letteralmente il pallone a Gomez Nobre, non riesce però ad approfittarne la squadra gialloblu, dunque può ripartire il fulgatore con il lancio in avanti all'indirizzo di Candela, è costretto ad uscire Cassano che butta la palla quasi sul fiume, anzi fortunatamente la gradinata salva il pallone, dunque si riprenderà con una rimessa laterale in favore del fulgatore quando siamo al 24esimo minuto. Squadre che stanno continuando nella fase di studio, fanno fatica in fase di impostazione. C'è da dire che entrambe però sono brave a non lasciare particolari varchi ai diretti avversari e dunque si sta facendo fatica magari ad affacciarsi nelle aree di rigore, tanto che non abbiamo segnato particolari azioni da gol sul nostro taccuino fin qui, a parte qualche imbucata, qualche azione interessante da una parte e dall'altra, però poi conclusasi con un nulla di fatto. Intanto il pallone in avanti a cercare Lentini, pescato in posizione di offside segnalata dal primo assistente Gianmarco Valenti di Palermo, dunque si riprenderà con un calcio di punizione già battuto da Cirrone che serve nelle vicinanze Campanella. Pallone sulla sinistra per Genna che lo mette giù, l'intervento duro ma corretto di Benivegna, poi Baiata di testa a duellare con Inglese, vince il duello proprio il numero 5 del Mazzara, poi Lentini torna indietro da Priola, può costruire adesso da dietro il Mazzara che appunto in una fase ha anche alzato il baricentro creando i presupposti per qualche azione pericolosa da una parte con Gomez Nobre, dall'altra con Aggio, ma poi appunto le azioni si sono concluse con un nulla di fatto, mentre notiamo che il mister Abbenante ha invertito i due esterni offensivi con Aggio che è andato sulla sinistra e Gomez Nobre che è qui sulla destra sotto la nostra postazione. Intanto Benivegna a impostare la palla proprio per Gomez Nobre che poi sbaglia l'appoggio per Panzeri, riparte il fulgatore con Candela che controlla il pallone, controllato anche energicamente da Benivegna, si duella nei pressi della linea laterale, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia gialloblu e dunque sarà rimessa con le mani per il fulgatore. Cirrone, Campanella, adesso è il fulgatore che prova a costruire dalle retrovie con Amato che è costretto anche a un piccolo scatto per anticipare Aggio, poi lo stesso Amato lancia il pallone in fallo laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Priola per Pirrello. Baiata. Baiata sulla destra per Benivegna. Costretto a tornare ancora indietro dal numero 5 Manuel Baiata. Ricciulli in posizione di play. Gira Ricciulli che poi oltrepassa la linea di metà campo, può guadagnare qualche metro ancora il numero 10 che poi allarga sulla destra, favorito anche da un tocco di un avversario per Benivegna, il quale poi non riesce a servire un compagno, ma c'è Gomez Nobre a recuperare la sfera, entra in area Gomez Nobre che poi finisce giù, non c'è nulla, giudizio del direttore di gara. Mazzara però continua a stazionare nella metà campo avversaria, Panzeri che evita l'intervento di un avversario, Baiata, poi Benivegna, fa girare palla adesso il Mazzara che prova ad alzare i ritmi proprio con il possesso del pallone, poi elegante l'intervento di Baiata che supera il numero 9 Candela, ancora Baiata che prova a costruire, poi perde palla il numero 5 favorendo la ripartenza del fulgatore, Pirrello a duello con Inglese che può sfruttare la maggior velocità, controlla però Pirrello sul diretto avversario, si arriva nei pressi della linea di fondo, poi Pirrello si disimpegna abbastanza bene servendo con il tacco a Baiata, il Mazzara esce da una situazione di pericolo con Benivegna, poi Bari, ancora Bari che prova il lancio lungo all'indirizzo di Aggio anticipato dal numero 2 Barbara, poi controlla ancora il numero 2 Barbara che adesso prova ad avanzare a superare lo stesso Aggio, torna indietro da Amato, pressato adesso da Lentini, di discordia, a tanto campo adesso il fulgatore con Cirrone che può avanzare,
Cirrone invece preferisce tornare dai piedi dell'estremo difensore Guido Mistretta, che lancia lungo sulla destra a cercare Barbara. L'intervento di Priola ad anticiparlo, poi Inglese ancora, Priola che serve Aggio, controlla bene Aggio e supera anche un avversario, poi il lancio di Aggio per Lentini, giudicato in posizione regolare. Lentini prova a sterzare in area di rigore, ottiene il massimo forse da questa situazione guadagnando un calcio d'angolo, e dunque sarà corner in favore del Mazzara, che vedremo come sfrutterà questa situazione su palla inattiva, dove ha già creato particolari pericoli soprattutto in Coppa Italia all'Unione Sportiva Mazzara, trovando anche il gol annullato, anzi i due gol annullati nella gara di ritorno erano nati proprio da situazioni di palla inattiva. C'è Panzeri sul punto di battuta sulla bandierina, tante maglie giallo-blu e tante maglie rosse in area di rigore a duellare. Panzeri mette in mezzo, palla troppo lunga e troppo pretenziosa per tutti, che si spegne direttamente oltre la linea di fondo, dunque calcio d'angolo sfruttato malissimo in questo caso dalla formazione giallo-blu, e palla che viene praticamente restituita al fulgatore, che adesso può ripartire con una rimessa dal fondo. Mistretta per Cirrone, ancora Mistretta che col mancino rinvia nella propria metà campo. Lentini poi cerca Ricciulli, che però era in posizione di offside, si disinteressa del pallone Ricciulli, palla che finisce tra i guantoni di Mistretta. Trentesimo minuto, risultato che non si è schiodato dallo 0-0, dobbiamo dire anche poche occasioni da gol da una parte e dall'altra in questa prima mezz'ora, mentre il fulgatore prova a rendersi pericoloso con Inglese, anticipato da Pirrello che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dunque stavolta l'occasione su palla inattiva sarà per la squadra ospite, la squadra di mister Michele Marino. Sono in due sul punto di battuta con il numero 10 Todaro a far compagnia al compagno di squadra. Giocano effettivamente corto i due con Cirrone, uno schema preparato sicuramente in allenamento. Intervento poi ciccato in area di rigore, non riesce ad approfittarne il fulgatore, con il Mazzara che riesce ad allontanare in qualche modo il pallone, ma il fulgatore resta nella metà campo del Mazzara. Il cross dalla destra di Barbara con Benimegna che di testa è costretto ad anticipare un avversario, ma c'è segnalazione da parte del secondo assistente di posizione di offside, dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Mazzara. Pirrello per Baiata. Benimegna. Torna indietro da Baiata. Baiata ancora per Pirrello. Ritmi che restano bassi quando abbiamo scavallato la mezz'ora, con entrambe le squadre che stanno facendo fatica in fase di impostazione. Adesso Baiata, la rasoiata in avanti che però viene intercettata dalla retroguardia del fulgatore, poi Amato che controlla il pallone, torna ancora una volta dall'estremo difensore Guido Mistretta che controlla con i piedi e poi serve nelle vicinanze di Discordia. Discordia sbaglia il passaggio intercettato da Nobre Gomez, poi Lentini per Ricciulli che larga ancora per Gomez, anticipato da Cirrone. Il pallone finisce poi tra i guantoni di Mistretta, dunque Mazzara che in questo caso non riesce ad approfittare dell'errore della retroguardia del fulgatore, che in qualche modo è riuscita ancora una volta a salvarsi. Mistretta, il rinvio lungo con i piedi da parte del portiere del fulgatore finisce direttamente al collega Giuseppe Cassano dalla parte opposta, che blocca a sua volta e gioca nelle vicinanze. Poi Priola sulla sinistra, Ricciulli, ancora Priola, Pirrello,
controlla il pallone il 6 del Mazzara, che poi serve Baiate, il quale allarga e cambia gioco dall'altra parte per Benivegna. Benivegna che supera Todaro, ancora Benivegna, il lancio in avanti per Aggio, poi l'intervento prima di Amato e poi di Barbara a favorire l'uscita di Mistretta. Cirrone sbaglia in fase di impostazione, recupera palla il Mazzara, che adesso può controllare con Gomez Nobre. Recupera palla il Fulgatore in qualche modo, poi Todaro, un retropassaggio quasi velenoso, riesce a salvarsi ancora una volta il Fulgatore. Barbara, D'Amico, controlla palla il numero 8 del Fulgatore, che poi prova a superare in velocità Priola. Bel duello in velocità sulla fascia destra con Priola, che tocca per ultimo il pallone, dunque la rimessa laterale sarà affidata alla squadra in completo rosso. I giocatori ne approfittano anche per rifiatare in occasione delle rimesse laterali. Ricordiamo, si gioca con 29-30 gradi qui a Mazzara del Vallo, dunque temperature ancora alte nonostante siamo già nella seconda metà di settembre. Rimessa laterale appena battuta, poi il tiro di Candela con l'intervento sicuro, non particolarmente complicato per Cassano, che poi prova il rinvio direttamente servendo come Snobre, anticipato da Cirrone. Ma appuntiamo sul nostro taccuino il tiro di Candela al 34esimo minuto, una delle poche azioni viste fin qui in questa gara tra Mazzara e Fulgatore. Pirrello per Priola, Aggio, controlla il pallone con l'esterno sinistro, il numero 7 del Mazzara, che poi però non riesce a superare il terzo avversario. Adesso è D'Amico che subisce fallo direttamente da Priola, sarà calcio di punizione per il Fulgatore. Cirrone sulla sinistra per la squadra di Michele Marino, il lancio in avanti a cercare la velocità di Genna, che viene anticipato dall'intervento in uscita da parte di Cassano, che poi riparte direttamente da Benivegna. Bari, bravo Bari in questa occasione a evitare un avversario, poi Benivegna si gira su se stesso, torna indietro da Baiata, che controlla il pallone, serve nelle vicinanze Bari, che però gli restituisce immediatamente il pallone. Ricciulli controlla sulla sinistra, quasi in posizione da terzino, adesso il 10 del Mazzara. Cambia completamente gioco Ricciulli, cercando e trovando Benivegna, poi allarga sulla destra per Gomez Nobre. Ancora Ricciulli, anticipato però da Cirrone, che lancia in avanti per Candela, anticipato a sua volta da Baiata. Cassano. Ancora Baiata. Gomez Nobre, Panzeri può controllare il pallone, lanciare Lentini, che però non si intende col compagno, palla che viene controllata dalla retroguardia del Fulgatore, che adesso può ripartire. D'Amico, Cirrone, Amato sulla destra a cercare Barbara, che riesce a tenere il pallone in campo e poi prova a lanciare Inglese, che controlla la sfera ma viene chiuso dall'intervento energico di Pirrello. Il lancio in avanti a cercare Lentini, che agisce alle spalle di Discordia, controlla palla Lentini, che poi mette in mezzo il pallone alto, viene controllato senza troppi problemi da Guido Mistretta, che anticipa Gomez Nobre, che era lì in agguato, e dunque fa ripartire la manovra del Fulgatore. Adesso l'intervento è scivolata di Bari, che tocca il pallone per ultimo, sarà rimessa laterale per il Fulgatore affidata a Genna. Campanella sulla sinistra per il numero 3, il capitano del Fulgatore Cirrone. Il lancio in avanti è però completamente sbagliato, è facile preda di Panzeri, che può far ripartire l'azione del Mazzara. Supera un avversario Panzeri, che poi può allargare sulla sinistra per Aggio, mette in mezzo Aggio, ma il pallone è troppo lungo per l'intervento di Lentini e dunque si spegne direttamente oltre la linea di fondo. Era una grossa chance per il Mazzara con la ripartenza, quando siamo al 38esimo minuto, orchestrata da Panzeri, che aveva allargato sulla sinistra per Aggio.
poi col mancino il numero 7 del Mazzara aveva messo in mezzo, ma il pallone è risultato troppo lungo per tutti, soprattutto per Lentini, che era pronto a intervenire in spaccata e provare a fare male quantomeno all'estremo difensore del Fulgatore. Fulgatore che adesso riparte con Genna, Benivegna con il corpo lo anticipa, poi Baiata rinvia lungo, l'ultimo tocco è proprio del numero 5 del Mazzara, sarà dunque rimessa laterale in favore del Fulgatore. Genna per vie centrali da D'Amico, che quasi alla cieca allarga sulla destra per Barbara, che adesso ha metri davanti a sé, affronta Priola, poi il sinistro di Barbara deviato da Madiu Bari, sarà calcio d'angolo per il Fulgatore, che adesso si è lasciato un po' alle spalle la timidezza iniziale, la difesa a 5 vista nei primi minuti di gioco, e adesso sta provando anche la squadra di Michele Marino ad alzare il baricentro e a rendersi pericolosa dalle parti di Cassano. Solito schema a 2 per il Fulgatore con 2 uomini sulla bandierina, vedremo se anche in questa occasione sarà uno schema. Infatti è così, con la palla che viene messa in mezzo c'è però Lentini che fa anche da primo difensore del Mazzara ad allontanare il pallone, resta nella metà campo del Mazzara il Fulgatore, la palla messa in mezzo, arriva l'intervento in uscita di Cassano costretto ad anticipare Candela, e adesso il Mazzara può ripartire con Baiata. Lentini sulla destra per Ricciulli, non si intendono i due, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Todaro sulla sinistra per Candela, pescato però in posizione di offside, è salita bene in questa occasione la difesa del Mazzara. Calcio di punizione affidato ai piedi di Benivegna, che serve nelle vicinanze di Baiata, poi Pirrello. Palla sulla sinistra per Priola, ricordiamo minuto e punteggio, 40° minuto, punteggio fermo ancora sullo 0-0. Allora Francesco, ritmi che faticano a salire, squadre che faticano a impostare. Beh, vedi, come hai detto tu, il Fulgatore, visto anche, insomma, anche gli errori del Mazzara, che non riesce a sfondare sia nelle linee centrali che laterali, ha alzato pure il baricentro per cercare di impensierire il Mazzara. Questo però la dice lunga sul fatto che gialloblu in questo primo tempo non hanno giocato una grande partita, bisogna dire la verità, anche perché Lentini lo vedo molto mobile, però secondo il mio parere non è stato ben assistito né da Ricciulli né da Gomez Nobre, che ho visto che hanno fatto diversi errori. Anche Aggio prima la poteva giocare meglio, certamente poteva guardare meglio la posizione di Lentini. Ecco, vedo un Mazzara che potrebbe impensierire seriamente il Fulgatore, solo che diversi errori, anche qualche incertezza, non fanno sì che appunto Lentini si possa presentare, perché diciamo la verità, Lentini è il giocatore più pericoloso, il giocatore che attacca la profondità, il giocatore che magari fa salire anche la squadra, però deve essere accompagnata questa sua azione. Vedi adesso Benivegna, ecco, deve essere accompagnata meglio, perché insomma ha bisogno di essere maggiormente assistito, soprattutto dai Gomez Nobre, da Ricciulli, anche dallo stesso Aggio. Se questo non avviene, Lentini si dà grande affare, però la squadra non riesce a sfondare e anzi dà la possibilità al Fulgatore di alzare ulteriormente il baricentro e di venire fuori anche pericolosamente con qualche tiro, come è già avvenuto prima. Quindi bisogna stare attenti, ma bisogna secondo me cambiare anche qualcosa, perché secondo me anche Elam Roy potrebbe essere importante, perché è un uomo di profondità, un uomo che riesce a guardare, ecco, poi ha l'esperienza, quindi chissà che nella testa di mister Abbenante non ci sia già questa soluzione, magari con qualche altra soluzione dalla stessa panchina. Anche se la panchina è particolarmente giovane, certo. Chissà che non stia studiando qualcosa mister Abbenante. Intanto c'è un fallo nei pressi della bandierina fischiato contro il Fulgatore, fallo di Cirrone su Gomez Nobre, che si era avventurato in quella zona di campo. Chissà appunto che mister Abbenante non stia studiando qualche soluzione in vista del secondo tempo per aumentare la pericolosità del proprio reparto offensivo, anche se occorre ricordare che il capitano Elam Rawi
non è stato al meglio in settimana, dunque in panchina, proprio preservato in vista dei prossimi impegni, anche per cercare di recuperarlo, perché può essere un uomo importante per le sorti offensive del Mazzara. L'anno scorso, ricordiamo, è andato in doppia cifra con gli assist, non con i gol ma con gli assist, ha fatto segnare tanto Gomez, che lo scorso anno è andato addirittura in doppia cifra. Adesso calcio di punizione già battuto dal Mazzara, con Aggio che si libera di due avversari, prova a entrare in area, il set del Mazzara che finisce a terra. Arbitro che per un attimo ci aveva ingannato, perché lo avevamo visto quasi indicare il dischetto, in realtà indicava la rimessa dal fondo, e dunque si ripartirà con una rimessa con i piedi in favore del Fulgatore. Ancora una volta azione che si perde in un nulla di fatto per il Mazzara, che non ha sfruttato al meglio questa situazione su palla inattiva. Distretto sulla destra per Amato, adesso prova appunto a scrollarsi un po' di timidezza il Fulgatore, il lancio in avanti per Barbara, pescata in posizione regolare, Barbara mette in mezzo, Benivegna salva tutto, ancora Barbara che mette in mezzo e ancora Benivegna a salvare il Mazzara, ma il Fulgatore resta in area di rigore. Poi è per la terza volta Benivegna che salva il Mazzara, che in questa occasione ha rischiato veramente di farsi malissimo, subendo una ripartenza clamorosa da parte del Fulgatore, con il numero 2 Barbara che addirittura si era quasi presentato a tu per tu con il portiere Cassano. Adesso lo stesso Benivegna, che in tre occasioni ha salvato il Mazzara proprio negli ultimi istanti, resta a terra. Sembrano essere crampi per il numero 2 in maglia gialloblu, che adesso viene aiutato dal compagno di squadra Emanuele Baiata a rialzarsi. Ha dovuto fare un gran recupero Benivegna per salvare il Mazzara, che ha rischiato di capitolare quando stanno per scorrere i titoli di coda su questo primo tempo. Si riprenderà con una rimessa laterale affidata a Genna, che cerca e trova Candela, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Dunque si riparte con una rimessa laterale in favore del Mazzara. Intanto l'arbitro segnala un minuto di recupero, iniziato proprio in questo istante. Dunque Mazzara, che presumibilmente avrà sui propri piedi, sul proprio possesso, l'ultima occasione di questa prima frazione di gioco, con Ricciulli che allarga sulla destra, sale il numero 2 Pietro Benivegna che controlla quasi sull'out di destra, poi Benivegna che prova ad accentrarsi, la palla per Madiu Bari, Ricciulli, pressato Ricciulli che torna dalla Baiata, ancora Ricciulli per Benivegna, prova a farla girare velocemente il Mazzara, poi Baiata sbaglia però il lancio in avanti all'indirizzo di Panzeri, la palla si spegne oltre la linea laterale. Mancano 20 secondi al termine del minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Vedremo se ci sarà tempo per un'ultima azione da una parte o dall'altra. Cirrone in avanti per Candela, che prova a prolungare, poi l'intervento di testa di Baiata, duplice fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Mazzara e Fulgatore vanno al riposo sullo 0-0. Non una grande partita fin qui, non tantissime emozioni in questi primi 45 minuti. Ci auguriamo sicuramente che si vivacizzi tutto un po' nella ripresa. Piccola pausa anche per noi, che torneremo tra circa un quarto d'ora a raccontarvi il secondo tempo della sfida tra Mazzara e Fulgatore. Riprendiamo la linea dal Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, dove è quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra Mazzara e Fulgatore, che sono andate al riposo sullo 0-0 dopo una prima frazione di gioco sinceramente non entusiasmante da entrambe le parti, poche occasioni da una parte e dall'altra. Vedremo se adesso nella ripresa, anche con l'abbassarsi della temperatura, con la temperatura che è scesa al momento a 28 gradi, si sta un po' meglio rispetto a quando la partita ha preso il via. Vedremo se entrambe le squadre saranno in grado di alzare i ritmi e di alzare anche il tasso tecnico e lo spettacolo da garantire al pubblico accorso oggi al Nino Vaccara. Arbitro col fischietto in bocca, prende il tempo sul cronometro, e adesso il fischio d'inizio della seconda frazione di gioco, con il Fulgatore che tocca il primo pallone con il lancio in avanti a cercare subito Genna, pasticcia Benivegna che se la fa carambolare
sul corpo, poi si disimpegna bene comunque il 2 del Mazara, che è stato decisivo negli ultimi istanti del primo tempo, salvando una clamorosa occasione per il fulgatore. Mazara che si rifugia in fallo laterale in questa prima occasione della ripresa. Nessun cambio in entrambe le formazioni, stiamo un attimino studiando le squadre per vedere se c'è sfuggito qualcosa nelle due formazioni, mentre il numero 2 Barbara viene pescato in posizione di offside. Vi confermiamo, nessun cambio nelle due formazioni, e allora andiamo a dare lettura delle formazioni, che sostanzialmente sono le stesse che sono scese in campo anche nel primo tempo, gli stessi 22 uomini, mentre qualcosa si muove nelle due panchine con diversi elementi che si scaldano da una parte e dall'altra. Fulgatore che scende in campo con Mistretta, Barbara, Cirrone, Campanella, Amato, Di Discordia, Genna, D'Amico, Candela, Todaro e Inglese. A disposizione di mister Michele Marino in panchina Giliberti, Mannina, Russo, Di Maggio, Adamo, Maltese, Daguanno, Stabile e Borruso. Il Mazara risponde con Cassano tra i pali, poi Benivegna, Priola, Bari, Baiata, Pirrello, Aggio, Panzeri, Lentini, Ricciulli e Gomez Nobre. Mentre il fulgatore si affaccia in avanti sulla sinistra con l'ingresso in area da parte del numero 7 Genna, libera bene però Baiata, poi Cirrone controlla per la formazione in maglia rossa, che è costretta a ripartire dal portiere, dicevamo, del Mazara, con mister Abbenante che ha portato in panchina, mentre c'è Aggio che recupera un pallone nella metà campo avversario. Aggio si porta in avanti, entra in area di rigore, mette in mezzo, dove Lentini viene anticipato dall'intervento di Mistretta, dunque si salva in questa occasione il fulgatore, ma Mazara che finalmente si è fatto vedere dalle parti di Mistretta anche con una certa pericolosità. Dicevamo, mister Abbenante che porta con sé in panchina Giacalone, Veltri, Barbieri, Catinella, Calderone, Marchese, Vellutato, Novara ed El Amraoui. La terna arbitrale tutta palermitana, con il direttore di gara Giuseppe Matranga, assistito da Gianmarco Valenti e Mario Saia. Fulgatore che prova a costruire all'altezza del centrocampo, la palla che viene poi lanciata in avanti sulla sinistra per Todaro, che va a duello con Panzeri, palla troppo lunga per il 10 del fulgatore. Mazzara che potrà così beneficiare di una rimessa dal fondo. Priola, Ricciulli, ancora Priola, Pirrello prova a costruire da dietro il Mazzara con Baiata che allarga sulla destra per Benivegna, poi Panzeri sbaglia il passaggio per Gomez Nobre, regala letteralmente una rimessa laterale al fulgatore, che può così ripartire con D'Amico. Contrasto duro con Ricciulli, punito dall'arbitro l'intervento del 10 giallo-blu, con un calcio di punizione comandato in favore della squadra di mister Michele Marino. Campanella per Todaro, che si gira su se stesso e torna ancora una volta da Campanella. Palla larga per Amato, che può guadagnare qualche metro, mette in mezzo il numero 5 con Baiata, che fa scorrere la palla che arriva sui piedi di Genna, il destro di Genna che finisce alto, la palla deviata dal portiere Cassano. Mazzara che qui ha rischiato grosso, con il fulgatore che conquista un corner, dunque pareggiato il conto delle occasioni nella ripresa, con la prima avuta dal Mazzara con Aggio che aveva messo in mezzo per Lentini, anticipato da Mistretta, e adesso l'azione pericolosa del fulgatore con Genna, ma è stato bravo Cassano in questo caso a mettere in corner. Solito schema del fulgatore dalla bandierina, con la palla che arriva a Campanella che prova a mettere in mezzo, salta più in alto di tutti Pirrello che libera l'area di rigore, poi il sinistro provato da Cirrone finisce direttamente in curva, dunque sarà rimessa dal fondo per il Mazzara. Benivegna, Panzeri si gira su se stesso e allarga sulla sinistra per Aggio, che riesce a saltare un uomo ma non riesce a fare altrettanto con Amato. Ricciulli recupera il pallone per il Mazzara, poi la mette in mezzo per Aggio che conclude col sinistro. Mistretta si salva respingendo, sicuramente ritmi più alti nel corso di questa ripresa, gara che si è un po' accesa rispetto alla prima frazione di gioco. Adesso ancora il Mazzara che insiste in avanti con Aggio che prova a saltare un avversario, poi finisce giù, si rialza Aggio che adesso scappa sulla sinistra, prova a mettere in mezzo dal fondo, la palla è facile preda di Mistretta.
Dunque, dicevamo, ritmi più alti in questa ripresa, già tre occasioni nel corso dei primi 5 minuti di gioco in questo secondo tempo, due per il Mazara, una per il Fulgatore, risultato che però è rimasto sullo 0-0, adesso abbaiata per Benimegna. Palla sulla destra per Gomez Nobre, che prova a saltare due avversari, pretende troppo da se stesso Gomez Nobre, poi recupera il pallone Baiata che la lascia scorrere per Pirrello, sale il numero 6 del Mazara, poi Ricciulli allarga sulla sinistra per Priola, sale il numero 3 del Mazara, ancora Priola a affrontare un avversario, Priola in avanti per Lentini che finisce a terra, non c'è nulla di irregolare a giudizio del direttore di gara, il Fulgatore recupera così il pallone, può ripartire direttamente dai piedi di Mistretta che serve Cirrone nelle vicinanze. Cirrone per Campanella, pressato da Ricciulli, così Campanella torna da Cirrone, il lancio in avanti a cercare Candela che viene però anticipato da Benimegna, la palla direttamente in fallo laterale. Fallo laterale già battuto dal Fulgatore con D'Amico che controlla il pallone. Prova adesso ad affrontare Priola, lo salta il numero 8 del Fulgatore che poi però se la trascina direttamente oltre la linea laterale. Dunque sarà rimessa con le mani per il Mazara quando siamo al 52esimo minuto. Risultato ancora fermo sullo 0-0 ma ritmi sicuramente più alti rispetto alla prima frazione. Francesco. Sì, il Mazara insomma non è, ha iniziato bene, anche se negli ultimi minuti sta procurando qualche pericolo. Bisogna stare attenti al Fulgatore perché ha sfiorato la rete grazie soltanto a Cassano che è riuscito con la punta delle dita a deviare in angolo. Insomma, bisogna stare attenti, però bisogna avere anche un po' di calma perché io credo soprattutto utilizzando gli spazi sulle fasce, mi riferisco in particolare ad Aggio che abbiamo visto alla conclusione anche pericolosa, insomma si possono creare situazioni davvero importanti. Certo Aggio ha avuto anche una bella occasione ancora prima, però come ha fornito il pallone è stato troppo sul portiere. Troppo sul portiere, poteva guardare anche dietro che stava arrivando Ricciulli. La cosa sarebbe stata davvero interessante, invece si è concentrato solo su Lentini, sul movimento di Lentini. Comunque è quella un po' la strada, no? Bisogna cercare di creare, insomma, fare questi raddoppi sulle fasce e arrivare sul fondo, e quindi si può fare, ecco. Però bisogna anche stare attenti, non dare possibilità agli avversari di poter guadagnare spazi, di poter avere anche qualche amnesia difensiva che insomma può essere pericolosa, ecco. Può essere pericolosa se non fatale, come effettivamente la conclusione di Genna poi deviata in angolo da Cassano poteva risultare. Adesso recupera la palla il Mazara con Pirrello, prova a creare la squadra canarina sulla sinistra, Priola per Bari che poi cambia gioco affidandosi ai piedi di Benimegna sulla fascia destra. Benimegna dopo una difficoltà iniziale sul pallone riesce a servire Gomez Nobre che adesso si accentra, può mettere in mezzo con il sinistro, la palla però è troppo imprecisa sia per Lentini sia per Aggio e si spegne direttamente oltre la linea di fondo. 55 sul cronometro, risultato che non è cambiato, ancora fermo sullo 0-0, qualcosa si muove su entrambe le panchine con diversi giocatori che si stanno scaldando, non è cambiato neanche lo schieramento iniziale dei due tecnici con gli stessi 22 in campo fin qui, però sicuramente nel secondo tempo si sta vedendo qualcosa in più rispetto alla prima frazione di gioco, gioco che può appunto riprendere adesso con Mistretta che serve Amato, che torna da Mistretta, la pressione di Aggio per poco non rischia Mistretta che poi si rifugia da Cirrone, il lancio in avanti del capitano del Fulgatore direttamente oltre la linea laterale sarà rimessa con le mani per il Mazara. Baiata per Lentini che la mette giù ma la perde sulla pressione di Genna, poi il fallo ravvisato dal direttore di gara per l'intervento scomposto di Benimegna su Candela, punito con un calcio di punizione in favore del Fulgatore.
Amato. Amato sulla destra per D'Amico, col mancino a cercare la velocità di Barbara, palla direttamente in area di rigore. Barbara viene però anticipato da Cassano, che può bloccarla con i guantoni e rilanciare l'azione del Mazzara con Bari, Ricciulli, Panzeri. Palla in avanti a cercare un qualche inserimento di un compagno, inserimento che però non arriva e la palla si spegne così oltre la linea di fondo, concedendo una rimessa con i piedi al fulgatore. Non ha fretta Mistretta di posizionare il pallone nella propria area piccola per riprendere il gioco. Chiaramente esperienza da vendere per l'estremo difensore, ricordiamo il giocatore più anziano in campo con i suoi 43 anni. Adesso il rinvio direttamente sulla fascia destra per Barbara, che riesce a metterla giù a servire D'Amico nelle vicinanze. D'Amico che torna ancora da Barbara, sovrapposizione riuscita qui per il fulgatore con Barbara che prova a servire Candela. L'intervento di Baiata ad anticipare il 9 del fulgatore, poi Baiata è bravo nell'evitare il calcio d'angolo, ma deve concedere comunque una rimessa laterale in zona offensiva alla squadra ospite. C'è Barbara sul punto di battuta della rimessa con le mani, il numero 2 studia il piazzamento dei compagni. Adesso si può riprendere con Barbara che preferisce ripartire dai piedi di Todaro, poi giocano nello stretto i giocatori in maglia rossa con l'intervento di Madiu Bari a proteggere la rimessa dal fondo per il Mazzara, i giocatori in maglia rossa che non si intendono e dunque si può ripartire dai piedi di Cassano che serve Baiata. Bari per Ricciulli. Ricciulli si gira su se stesso e poi allarga sulla sinistra per Priola, che adesso può guadagnare metri. Priola resta in piedi nonostante l'intervento scorretto del diretto avversario e arriva il primo cartellino giallo della gara all'indirizzo del numero 8 Ivan D'Amico per il fallo commesso proprio su Priola che stava guadagnando metri in una gara che fin qui è stata, dobbiamo dire, correttissima, senza interventi pericolosi o interventi cattivi. Adesso il direttore di gara ha preferito tirare fuori dal taschino il cartellino giallo per il fallo più che altro intenzionale di D'Amico, che aveva sgambettato Priola. Era stato bravo il numero 3 del Mazzara a restare in piedi, poi l'azione non è proseguita e dunque il direttore di gara, visto il vantaggio non concretizzarsi, ha fischiato un calcio di punizione in favore del Mazzara. C'è Madiu Bari pronto sul punto di battuta, sono in 6 i giocatori maglia giallo-blu al limite dell'area di rigore. Adesso batte Madiu Bari che cerca l'inserimento di Ricciulli, prova a girarsi Lentini con Barbara che è bravo però a proteggere la rimessa dal fondo e dunque altra occasione sciupata da palla inattiva per il Mazzara. Si riprenderà con una rimessa con i piedi per il fulgatore. Mistretta, lancio millimetrico per D'Amico che poi protegge il pallone sulla pressione di Aggio. Ancora D'Amico, lo perde stavolta sull'intervento di Ricciulli, poi commette fallo lo stesso D'Amico su Ricciulli, arbitro che comanda un calcio di punizione in favore della squadra canarina. Bari per Pirrello, ancora Bari, adesso Mazzara tutto nella metà campo del fulgatore, eccezione del portiere Cassano, lancio in avanti a cercare l'inserimento di Gomez Nobre, protegge bene la rimessa dal fondo il numero 7 Genna e dunque si ripartirà con una rimessa con i piedi per il fulgatore, con Mistretta che gioca corto per Cirrone. Lancio lungo del capitano del fulgatore a cercare Candela, anticipato ancora una volta dall'intervento di testa di Baiata. Poi Ricciulli recupera palla per la formazione di casa. Parte il numero 10 del Mazzara che prova ad accentrarsi. Pretende troppo da se stesso però Ricciulli adesso regala una ripartenza al fulgatore con l'inglese che serve Candela in posizione di offside. Si alza la bandierina del primo assistente, salita bene la difesa del Mazzara.
e dunque sarà calcio di punizione per la squadra di mister Abbenante, che in questo caso si è salvata grazie proprio alla linea che è salita bene, la linea della difesa che è salita bene, lasciando in fuorigioco il numero 9 Candela. Adesso Mazzara che prova a rispondere con Panzeri, l'intervento in scivolata da parte di Cirrone, fallo laterale in favore del Mazzara. Benimegno sul punto di battuta della rimessa con le mani. Benimegno per Ricciulli che la mette giù, ancora Benimegno. Palla centrale per Pirrello, che può cambiare gioco e infatti si affida a Priola sulla sinistra. Palla per Lentini che la controlla solo per un istante, la lascia lì per Ricciulli che può avanzare. Ancora il numero 10 del Mazzara che prova a mettere in mezzo, il rimpallo su Barbara. Mazzara che guadagna in questo caso un fallo laterale, mentre è pronto il primo cambio per il Mazzara quando siamo al 62esimo minuto. Pronto a entrare in campo il centrocampista Luigi Barbieri. Vedremo chi sarà a fargli posto. A fargli posto è Gomez Nobre. Dunque, quando siamo al 62esimo minuto, fuori Gomez Nobre e dentro il numero 14 Luigi Barbieri. Fallo laterale per il Mazzara, palla messa in area di rigore, il colpo di testa dalla parte della difesa del Fulgatore che esce bene da questa situazione pericolosa, poi Baiata prova a controllare il pallone e riparte pericolosamente il Fulgatore con un lancio in avanti, è costretto a uscire Cassano che con un colpo di testa anticipa Inglese, poi Candela controlla il pallone, l'intervento di Baiata sul diretto avversario, cartellino giallo per Emmanuel Baiata, costretto a spendere il fallo per evitare una conclusione dalla distanza del Fulgatore a porta praticamente sguarnita, mentre è necessario l'intervento dello staff medico del Fulgatore perché il numero 9 Candela è rimasto momentaneamente a terra dopo l'intervento di Baiata. Dunque Mazzara che ha rischiato in occasione di questa ripartenza. È stato bravo prima Cassano ad anticipare di testa il diretto avversario, poi Baiata a spendere un fallo utile in questo caso proprio per evitare rischi inutili. Adesso si rialza fortunatamente senza conseguenze il numero 9 del Fulgatore dopo l'intervento dello staff medico. Ne approfittano intanto i giocatori per rinfrescarsi e bere un po'. Le due panchine ne approfittano anche per dare qualche indicazione. Intanto si procede, ma si deve ripetere tutto. Arbitro che fa ripetere la battuta del calcio di punizione al Fulgatore, con la palla scodellata in mezzo c'è l'intervento di testa di Ricciulli a liberare l'area di rigore. Adesso il Mazzara può distendersi e ripartire con la velocità di Aggio sulla destra, la tiene in campo il numero 7 del Mazzara, poi il numero 3 Cirrone che la manda direttamente sul fiume Mazzaro, rifugiandosi così in fallo laterale. Benimegna, Panzeri, ancora Benimegna, anticipato solo per un istante da Inglese, recupera palla il 2 del Mazzara, poi il Pirrello. Bari adesso prova ad attaccare il Mazzara con il proprio numero 4. Finisce a terra Candela, ma intanto il Mazzara guadagna metri sulla sinistra con Ricciulli che la tiene in campo, poi la palla resta sulla linea di fondo e Barbara la recupera per il Fulgatore, liberando anche la propria zona di competenza con il Fulgatore che esce bene da questa situazione pericolosa. Il Mazzara la recupera però con Priola che poi si ostacola con un compagno di squadra, arriva però un intervento falloso da parte di Candela su Bari, i due non se l'erano mandati a dire anche qualche istante fa, c'è il terzo giallo della gara all'indirizzo del numero 9 del Fulgatore. Oh!
Dunque, ammonito Candela quando siamo al 65esimo minuto, terzo ammonito della gara. Gara che rischia di innervosirsi perché il Mazzara appunto non riesce a trovare il varco giusto, il guizzo giusto per provare a bucare la rete. Il Fulgatore invece con un paio di ripartenze si è reso pericoloso, ripartenze nate da ingenuità del Mazzara che ha regalato spazi alla squadra avversaria. Intanto Priola sulla sinistra, palla per Lentini che può girarsi al limite dell'area di rigore, il tiro di Lentini bloccato a terra da Mistretta. Mazzara che si affaccia in avanti con il suo uomo più pericoloso, che quando ha spazio davanti a sé effettivamente non può far altro che concludere verso la porta. È stato bravo Mistretta a bloccare a terra, ma Mazzara che si è riaffacciato dalle parti del portiere avversario con il suo uomo più pericoloso. Intanto c'è un cambio, il primo nel Fulgatore, con il numero 9 Candela, parso particolarmente nervoso, che lascia il posto al numero 18 Daguanno quando siamo al 67esimo minuto. Dunque cronometro che scorre, risultato ancora fermo sullo 0-0. Tanto rimessa laterale già battuta da Priola, palla in avanti liberata dalla difesa del Fulgatore, poi ancora palla in avanti, c'è l'intervento di testa di Amato, Priola che anticipa con il braccio il diretto avversario, intervento punito dal direttore di gara, calcio di punizione per il Fulgatore. Palla scodellata in avanti, l'intervento di testa da parte di Baiata, poi è il nuovo entrato da Guanno che prova a superare Benivegna, l'intervento del numero 2 è fondamentale per allontanare il pallone. Lentini che rientra dalla posizione di offside, dunque sarà calcio di punizione in favore della formazione ospite. D'Amico, Cirrone, poi Campanella sulla sinistra quasi a memoria a cercare Genna che però non può arrivare sul pallone. Barbieri, ancora Barbieri che controlla la sfera, poi la palla oltrepassa la linea laterale e dunque sarà rimessa con le mani per il Fulgatore. Daguanno controlla bene il 18 del Fulgatore che poi trova un compagno al limite dell'area di rigore, pescato però in posizione di offside il numero 7 Genna, sarà dunque calcio di punizione per il Mazzara. Benivegna, Benivegna per Pirrello sulla sinistra per Bari, poi palla per Ricciulli che riesce ad anticipare Campanello, ancora Ricciulli sulla destra per Benivegna, Aggio, ancora il 7 del Mazzara a cercare il guizzo giusto, Priola, numero 3 del Mazzara prova a guadagnare metri, ritrova Aggio che però si scorda il pallone, recuperato da Amato, consente al Fulgatore di ripartire con Inglese, Campanella, l'intervento di Benivegna, poi D'Amico che trova sulla sinistra Genna che mette giù la sfera e prova a guadagnare metri, mette in mezzo con l'esterno, l'intervento di testa di Baiata a liberare l'area di rigore giallo-blu e Mazzara che può ripartire. Squadra adesso letteralmente divisa in due, mentre Panzeri si fa rimontare dall'intervento dello stesso Genna che si è fatto una corsa di 50 metri abbondanti per recuperare questo pallone che viene adesso gestito da Guanno. Ancora il 18 del Fulgatore, torna indietro da Cirrone. Fulgatore abbastanza ordinato se escludiamo qualche sbavatura difensiva fin qui. Fulgatore che sta chiudendo bene i varchi nonostante il pressing del Mazzara, la pressione del Mazzara sia cresciuta. Adesso è Barbara che salta tre uomini, poi l'intervento falloso di Ricciulli, meritevole secondo il direttore di gara del cartellino giallo. Dunque quarto ammonito della sfida quando siamo al 70esimo minuto, il numero 10 João Claudio Ricciulli. Partita che dicevamo poc'anzi sta rischiando di innervosirsi perché nessuna delle due riesce a trovare il varco giusto. Intanto è pronto un doppio cambio per il Mazzara con mister Abbenante che manda in campo il numero 16
Calderone che prende il posto del numero 8 Panzeri quando siamo al 71esimo minuto. Poi il numero 20 Sami El Amraoui. E a fargli posto vedremo chi sarà. Adesso cercheremo di capire El Amraoui per chi è entrato in campo. Dobbiamo esserci persi il momento della sostituzione. Probabilmente è uscito Madiou Bari, che non vediamo più in campo. E dunque El Amraoui che prende il posto del numero 4, Madiou Bari. Fulgatore che gestisce palla con D'Amico, poi Amato. Palla in avanti per Inglese, posizione di offside però per il numero 11 del Fulgatore. Adesso calcio di punizione già battuto dal Mazzara con il entrato Calderone che tocca il primo pallone della sua partita. Palla sulla destra per Benivegna. In avanti a cercare El Amraoui anticipato da Cirrone e Barbieri a recuperarla solo per un istante però per il Mazzara perché c'è Genna nelle vicinanze che rimonta e recupera il pallone. Poi D'Amico a metri davanti a sé il numero 8 del Fulgatore. La palla in avanti per Barbara che si presenta a tu per tu con Cassano. Salta il portiere, la deposita dentro ma è tutto fermo perché il primo assistente dell'arbitro aveva segnalato la posizione di offside e Barbara si è beccato anche il cartellino giallo per aver proseguito l'azione nonostante il direttore di gara avesse fermato il gioco. Dunque terzo ammonito nel Fulgatore, si tratta di Barbara. Quinto ammonito complessivamente, schema tattico che è cambiato per il Mazzara che adesso è in campo con un 4-2-3-1 con la linea dei trequartisti a dare probabilmente maggior supporto a Lentini che, come dicevamo anche con il collega Francesco Mezzapelle nel primo tempo, era stato troppo isolato lì davanti a combattere contro una linea difensiva a 5. Adesso palla in avanti a cercare El Amraoui che la mette giù elegantemente, poi l'intervento di Cirrone a rimontare, però la palla finisce tra i piedi di Aggio che può andare in mezzo con la palla respinta da Mistretta ad anticipare proprio Lentini, poi il Fulgatore prova a ripartire, l'intervento di Baiata, la palla è facile preda di D'Amico che prova il lancio in avanti, ancora Baiata di testa a depositarla, praticamente a metterla tra i piedi di Ricciulli, poi Ricciulli è bravo a farla carambolare sul corpo di D'Amico e guadagnare così un fallo laterale nei pressi della panchina ospite. Priola per Lentini. Ancora palla in possesso del Mazzara con Ricciulli che guadagna metri, va vicino alla bandierina, guadagna un calcio d'angolo il 10 del Mazzara e dunque occasione da palla inattiva per la squadra gialloblu con El Amraoui pronto a incaricarsi della battuta di questo corner. Tutte le torri del Mazzara in area di rigore, ad affollare l'area di rigore, parte adesso El Amraoui dalla bandierina, la palla messa in mezzo, c'è Lentini che salta, poi l'intervento di testa di Baiata, la difesa del Fulgatore libera in qualche modo il sinistro di Calderone che si spegne di poco alto sopra la traversa quando siamo al 75esimo minuto. Dunque Mazzara che va vicino al gol anche se la palla ha sorvolato la traversa almeno di una trentina di centimetri abbondanti e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Fulgatore. Mistretta lancia sulla sinistra per Genna che tutto solo può metterla giù. Adesso arriva l'altro numero 7, quello del Mazzara, a dargli fastidio. Poi Cirrone, palla per Amato che ha spazio davanti a sé e può salire. Amato si avventura in un dribbling su Lentini, riesce a tenere palla il Fulgatore che poi però è costretto a consegnarla praticamente a Priola. La recupera Priola, poi messo giù da Campanella con un intervento scorretto e a beccarsi il cartellino giallo stavolta il numero 4 Campanella con il Fulgatore che rispetto al primo tempo sta facendo
per forza di cose più fatica a tenere il campo, e dunque lista dei cattivi che si va affollando con il passare dei minuti. Stavolta a farne le spese è stato Campanella. Calcio di punizione per il Mazzara affidato a Sami El Amraoui, che adesso ha qualcosa da discutere con il numero 11 avversario. Arbitro che invita El Amraoui a pensare alla battuta del calcio di punizione. Fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. El Amraoui mette in mezzo la testa di Baiata. L'intervento di Mistretta. Mazzara a un passo dal gol. Quando siamo al 76esimo minuto con Baiata, che per poco non beffa Mistretta con un colpo di testa ravvicinato, marchio di fabbrica quello di Baiata, il colpo di testa di Baiata, marchio di fabbrica, ma Mistretta è stato bravo ancora una volta a evitare guai per il Fulgatore. Adesso Fulgatore che prova a rispondere con Mistretta che mette in moto Todaro. Todaro che affronta Pirrello, ancora Todaro che rientra sul mancino, Todaro il tiro che finisce alto sopra la porta difesa da Cassano. Adesso occasioni da una parte e dall'altra, ne beneficia lo spettacolo sicuramente, ma chiaramente entrambe le squadre vogliono qualcosa di più da quest'ultimo quarto d'ora. Dunque risultato che è ancora fermo sullo 0-0, entrambe le squadre sono alla ricerca del gol che può far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Priola, palla poi recuperata dal Fulgatore con Barbara che la controlla sulla destra, il duello con El Amraoui, finisce a terra Barbara, non è falloso l'intervento di El Amraoui a giudizio dell'arbitro. Poi Todaro va a duello con Baiata che controlla il pallone nella propria area di rigore. Serve Pirrello, l'ultimo tocco è proprio del giocatore in maglia rossa, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Priola, palla che carambola a beneficio di Barbieri. Benivegna, ancora Barbieri. Il lancio in avanti sporcato da un giocatore avversario è facile preda di Amato che la ceda di Discordia. Poi da Guanno, Cirrone, palla in avanti a cercare la vivacità di Genna che la fa carambolare sul proprio corpo, ma ne approfitta Benivegna che la recupera per il Mazzara. Calderone, il mancino di Calderone a cercare agio, è troppo corto però per il numero 7 e dunque può ripartire il Fulgatore. La recupera però il Mazzara con Baiata che la cede a Pirrello. Priola, avanza il numero 3 del Mazzara, poi palla per El Amraoui, il duello con un avversario, ancora El Amraoui che insiste, avanza il 20 del Mazzara, può metterla in mezzo da lì, lo fa, la palla viene sporcata da Amato, poi svirgola il numero 6 di Discordia e per poco non viene beffato Mistretta. Stavamo assistendo a un'azione da mai dire gol, praticamente con un pallone svirgolato che per poco non ha bucato i guanti di Mistretta. Ha rischiato seriamente di portare in vantaggio il Mazzara quando siamo al 79esimo minuto, mentre è pronto il secondo cambio per quanto riguarda il Fulgatore. È un giocatore in maglia rossa e anche rimasto a terra in area di rigore. Vedremo se mister Michele Marino deciderà di congelare la sostituzione oppure effettuarlo ugualmente. Dunque dicevamo, gara che si è vivacizzata negli ultimi minuti con occasioni da una parte e dall'altra. Il Mazzara sicuramente è andato più vicino al vantaggio, soprattutto con quest'ultima chance sviluppata sulla fascia sinistra con El Amraoui che ha messo in mezzo, un primo intervento che ha messo in difficoltà di Discordia, il quale ha svirgolato il pallone e per poco la sfera non è finita alle spalle di Mistretta che in un modo o nell'altro è riuscito comunque a salvarsi, a metterla sopra la traversa della propria porta. Momentaneamente in 10 il Fulgatore con lo stesso di Discordia che è al di fuori del rettangolo di gioco. Calcio d'angolo battuto adesso, palla messa in mezzo da El Amraoui, la recupera Aggio dopo l'intervento in uscita del Fulgatore, ancora Aggio che la perde sulla pressione di Daguanno. Può ripartire il Fulgatore con il numero 8 D'Amico che ha campo davanti a sé, la lascia lì D'Amico con
da quando che però non riesce a trovare inglese, la recupera Ricciulli per il Mazzara. Elambraui la mette giù. Adesso Elambraui ad affrontare Barbara. Elambraui la mette in mezzo per Lentini, che non arriva sul pallone, ma c'era posizione di offside segnalata dal secondo assistente arbitrale, e dunque calcio di punizione per il Fulgatore. Calcio di punizione per il Fulgatore affidato ai piedi del portiere Guido Mistretta. Mentre è pronto appunto la sostituzione per il Fulgatore, seconda sostituzione quando siamo all'81esimo minuto, fuori il numero 11 Ivan Inglese, dentro il numero 16 Giuseppe Adamo, classe 2005. Amato, palla in avanti a cercare Todaro che finisce giù, il nuovo entrato Adamo a controllare la sfera. Adamo che viene ben controllato da Pirrello, che subisce anche fallo, sarà calcio di punizione per il Mazzara. Barbieri sbaglia l'appoggio facile per Benivegna, regala un fallo laterale al Fulgatore, che adesso può ripartire con Campanella. D'Amico non controlla il numero 8 del Fulgatore, può ripartire il Mazzara a sua volta con Ricciulli, che salta un avversario, lascia però lì il pallone per Doguanno. Aveva subito fallo Ricciulli, aveva lasciato correre l'arbitro, poi ha visto il vantaggio non concretizzarsi e è tornato sui suoi passi. Priola, lancio per Lentini è impreciso da parte del numero 3, la palla che finisce direttamente in fallo laterale. Otto minuti al 90esimo più recupero alla fine della partita, risultato che non si è schiodato dallo 0-0 nonostante un secondo tempo sicuramente più vivace e più interessante rispetto alla prima frazione. Il Mazzara ci sta provando, il Fulgatore ha provato a rendersi pericoloso soprattutto in ripartenza, mentre non si intendono Baiate e Benivegna, recupera palla da Guanno per il Fulgatore, mette in moto Genna. Ancora Genna in mezzo, palla per Baiata che libera di testa l'area di rigore. Resta in proiezione offensiva il Fulgatore con Cirrone che serve Genna, che era però in posizione di offside e si è disinteressato del pallone, che è finito oltre la linea laterale. Baiata, Benivegna, palla per Calderone, ancora Baiata. Sulla sinistra per Pirrello che deve fare quasi uno scatto per recuperare il pallone. Calderone prova a lanciare sulla destra Aggio che la mette giù. Ancora Aggio prova a girarsi su se stesso, subisce fallo il numero 7 del Mazzara, calcio di punizione per la squadra canarina. Adesso il tempo stringe, è chiaro che il Mazzara non può accontentarsi di un pari, soprattutto se cerca il riscatto dopo la sconfitta all'esordio. Intanto palla per Aggio che viene messo giù dal diretto avversario, non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Adesso è il guardaline che segnala un fallo addirittura contrario al Mazzara, dunque sarà calcio di punizione per il Fulgatore. Non abbiamo ben capito cosa abbia visto la terna arbitrale in questa occasione, con il fallo che è stato commesso dunque da Aggio su Genna, e dunque sarà calcio di punizione in favore del Fulgatore. Sul punto di battuta c'è il capitano Cirrone, sinistro lungo a mettere in moto gli attaccanti in maglia rossa, e Baiata ancora una volta a liberare poi Calderone per Priola. Gli offre un appoggio Ricciulli, ancora Calderone, Pirrello, ancora Ricciulli, fa girare palla il Mazzara alla ricerca del varco giusto. Benivegna, ancora Barbieri, Baiata,
palla lunga a cercare Lentini che va a duello con Di Discordia, la palla però arriva direttamente tra i guantoni di Mistretta che fa ripartire l'azione della propria squadra. D'Amico, il sinistro in avanti a cercare Barbara, non segnala nulla il... l'assistente dell'arbitro, la palla che finisce al numero 16 Adamo che poi la mette dentro, clamorosa topica del Mazzara con il fulgatore che passa in vantaggio quando siamo all'85esimo minuto, all'86esimo minuto, autore del gol il neoentrato Giuseppe Adamo che sblocca il match, ma dormita difensiva del Mazzara, poi magari vedremo dalle immagini se si trattava di fuorigioco o meno, ma quando mancano 4 minuti al 90esimo il fulgatore passa in vantaggio con Adamo. Dunque Mazzara che adesso è costretto a rincorrere. Si riparte dal centrocampo con El Amraoui che prova a mettere in moto Aggio che sembra non averne più, palla che finisce direttamente in fallo laterale. Dunque Francesco, fulgatore che si porta avanti a 4 dal termine, lo scenario peggiore immaginabile. Sì, è uno scenario peggiore immaginabile, però le avvisaglie c'erano perché Mazzara aveva concesso qualche azione pericolosa anche all'inizio del secondo tempo. È stato Cassano allora a evitare il vantaggio, poi qualche altra azione, un tiro fuori, alto, e il Mazzara non ha saputo sfruttare anche i nuovi entrati, nel senso che non sono riusciti a dare quella profondità in modo da mettere Lentini nelle condizioni di andare verso la porta, anzi è stato Lentini l'unico che si è creato l'azione per il tiro centrale, ovviamente da quella posizione era difficile. Però ecco, questo è l'epilogo un po' di quello che è un po' la partita, una partita a mio parere giocata male, una partita dove il Mazzara ha concesso molto agli avversari che sono partiti sulla difensiva, addirittura schierati con una difesa a 5 e adesso insomma addirittura si sono portati in avanti, non sappiamo quanto di demerito c'è nell'azione del gol del fulgatore del Mazzara e quanto insomma probabilmente forse era fuori gioco, non lo sapremo mai, forse ecco, rivedendo le azioni, però sta di fatto che avere concesso al fulgatore questa palla gol a pochi minuti quando invece bisognava stringere gli avversari nella propria metà campo e cercare il gol, insomma è davvero una cosa insomma brutta, anche perché un'eventuale sconfitta sarebbe davvero molto pesante, soprattutto con una squadra, il fulgatore, che non è che insomma una squadra che non è una squadra di prima fascia, certamente, quindi i punti si devono fare con queste squadre in casa, se non le si fanno in casa insomma, e poi è una vittoria che potrebbe demoralizzare davvero l'ambiente, quindi ci sono diversi segnali abbastanza preoccupanti, ecco, non vorrei fare insomma la Cassandra, però insomma questo è purtroppo l'andazzo della situazione, bisognava forse giocarla diversamente, forse gli uomini in campo probabilmente erano quelli giusti, ma ne è mancata la verve giusta per poter affrontare questa partita. Tanti interrogativi, Luca. Ringrazio ancora una volta il collega Francesco Mezzapelle, direttore di Prima Pagina Mazzara, mentre è pronto il terzo cambio nel fulgatore, fuori il numero 6 di Discordia, dentro il numero 15 di Maggio. Quando siamo proprio al 90esimo minuto vedremo anche quella che sarà l'entità del recupero concesso dal direttore di gara, chiaramente adesso ancora meno fretta da parte del fulgatore proprio per cercare di portare a casa il bottino pieno dal Nino Vaccara. Ricordiamo fulgatore che si è portato in vantaggio all'86esimo minuto con il gol di Adamo, uno scenario
bruttissimo immaginato, non immaginato dal Mazzara e dai suoi tifosi, mentre Benivegna prova a lanciare in avanti, arriva la chiusura di Todaro, rimessa laterale per il Mazzara. Benivegna, palla in avanti a cercare i centimetri di Lentini, che viene però anticipato da Cirrone, poi prova a contrattaccare il Fulgatore con la velocità di Adamo Fresco, che supera Baiata, è costretto a uscire Cassano per evitare guai peggiori, ma adesso dal punto di vista della freschezza il Fulgatore addirittura sembra averne di più rispetto al Mazzara, che al contrario non sta riuscendo comunque a reagire dopo il vantaggio siglato da Adamo. 90esimo già superato da qualche secondo, non abbiamo visto la segnalazione dell'arbitro per quanto riguarda il recupero, dunque staremo a vedere per quanti minuti si andrà avanti. Benivegna per Calderone, Pirrello, ancora Pirrello per Priola, che la controlla sulla linea laterale. Pirrello, Baiata, Mazzara che sta faticando addirittura a uscire dalla propria metà campo in questo frangente, poi Benivegna per Barbieri. Ancora Barbieri che torna da Benivegna. Baiata la fa girare il Mazzara. Avanza il numero 5 del Mazzara, che poi la cede al proprio compagno di reparto Pirrello. Calderone. Priola. Prova a mettere in moto Ricciulli, che prova a superare un avversario. Non ci riesce, il 10 del Mazzara. Poi chiude Priola in fallo laterale. Sarà rimessa con le mani per il Fulgatore. Ancora rimessa laterale per il Fulgatore con Barbara che alza uno strano campanile. Pirrello in anticipo su Todaro. Poi Calderone per Barbieri. Benivegna. Baiata. Baiata per Benivegna, sulla destra per Raggio, Barbieri, Elan Bravi, la controlla il numero 20 del Mazzara, poi Benivegna, prova a cambiare tutto affidandola a Pirrello che lascia scorrere il pallone ma riesce a recuperarlo prima che esca. Calderone, sulla destra per Raggio che la mette giù, Barbieri, lascia scorrere il pallone Barbieri, entra in area di rigore Barbieri che poi la lascia lì per Lentini, il tiro respinto dalla difesa del Fulgatore, poi la conclusione di Calderone viene rimpallata dalla retroguardia in maglia rossa, adesso è Baiata che anticipa il diretto avversario rifugiandosi in fallo laterale. Primi segnali di reazione del Mazzara dopo il gol del Fulgatore con la conclusione di Lentini al 93esimo minuto, che è stata respinta dalla difesa ospite. Sarà intanto fallo laterale per il Fulgatore che resta sulla fascia sinistra con l'intervento di Benivegna che la mette in fallo laterale. Genna sul punto di battuta della rimessa con le mani. Da Wanno, ancora Genna. Palla per Adamo che non riesce a superare Benivegna. Il Mazzara guadagna una rimessa con le mani in questo caso. Chiude le linee di passaggio il Fulgatore con Benivegna che non sa bene a chi affidarla. Adesso Barbieri, Benivegna. Lancia in avanti a cercare Lentini che non riesce a impattare il pallone, ci riesce invece Elan Bravi che la controlla, supera due avversari Elan Bravi. Ancora il numero 20 che la colpisce in pieno campanella e poi la manda addirittura fuori dallo stadio. Sarà rimessa laterale per il Mazzara. Adesso è quarto cambio per il Fulgatore. Con il numero 13 Mannina. Che prende il posto del numero 10 Todaro.
Priola a cercare Ricciulli, l'intervento in chiusura del giocatore in maglia rossa D'Amico. Intanto si cerca un pallone per riprendere il gioco. Situazione paradossale: quando siamo al 95esimo si cerca proprio un pallone per riprendere il gioco. E addirittura il portiere Giuseppe Cassano che va a recuperare un pallone nei pressi della propria porta per far riprendere il gioco con la rimessa laterale per il Mazzara. Priola per Elam Rawi che finisce a terra, niente di irregolare secondo il direttore di gara. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro quando siamo al 91esimo minuto. Mazzara che perde in casa con il Fulgatore, 1-0 il risultato finale in favore della squadra in maglia rossa. A decidere l'incontro la rete di Adamo all'86esimo minuto. Da Luca Di Noto dallo stadio Nino Vaccara è tutto, appuntamento alle prossime gare interne del Mazzara.